Benvenuti nel mondo degli orologi Blancpain. La storia della Blancpain, il marchio di orologeria svizzero più antico al mondo, risale al 1735, quando Jean Jacques Blancpain aprì il suo primo atelier a Villeret, in Svizzera. Da allora, il marchio ha saputo trasformare la tradizionale bottega artigianale in un'impresa di stampo industriale in grado di produrre in serie, grazie all'introduzione di moderni sistemi di produzione. Nel corso dei secoli, Blancpain ha saputo farsi apprezzare per le sue innovazioni tecnologiche, che hanno segnato profondamente la storia dell'orologeria. Nel 1815, il pronipote di Jean Jacques, Frederick Louis Blancpain, introdusse lo scappamento a cilindro, che rappresentò una grande innovazione per l'epoca. Durante il XIX secolo, Blancpain divenne la più grande impresa di Villeret, grazie all'utilizzo delle fonti idriche del vicino Suse per fornire energia elettrica ai suoi impianti. Negli anni successivi, Blancpain continuò a innovare e a lanciare sul mercato nuovi orologi che diventarono dei veri e propri punti di riferimento per l'orologeria mondiale. Nel 1926, ad esempio, la manifattura stringe un accordo con John Harwood per la commercializzazione del primo orologio automatico da polso. Nel 1930, Blancpain adotta questo sistema anche per gli orologi di piccole dimensioni, lanciando sul mercato il Rolls di Leon Atot, che diventa così il primo orologio automatico da donna. Il 1932 segna la fine della gestione da parte della famiglia Blancpain, a seguito della morte di Frederick Louis Blancpain. La figlia Berthe Nille decise di vendere l'azienda ai due membri del personale che avevano affiancato suo padre. I due soci furono costretti per motivi legali a cambiare il nome all'azienda in Reivilsa, ma la filosofia dell'azienda rimase immutata. Negli anni successivi, Blancpain continuò a lanciare nuovi orologi innovativi, tra cui il 50 Fathoms, lanciato nel 1953 su richiesta dei nuotatori da combattimento della Marina Militare francese, che necessitavano di un orologio affidabile per le proprie operazioni subacquee. Il 50 Fathoms diventò un punto di riferimento per l'orologeria subacquea e fu indossato anche da Jacques-Yves Cousteau. Oggi Blancpain è un marchio riconosciuto a livello globale, ammirato dai collezionisti di orologi di tutto il mondo per la sua lunga storia e la qualità dei suoi prodotti. La Maison continua a produrre orologi di altissima qualità, che rappresentano una combinazione perfetta tra l'arte dell'orologeria tradizionale e l'innovazione tecnologica. Inoltre, Blancpain sostiene attivamente la conservazione dell'oceano, attraverso la sponsorizzazione di progetti di ricerca e conservazione marina. In conclusione, Blancpain è un marchio con una lunga e ricca storia, che rappresenta l'apice dell'artigianato svizzero. Con una vasta gamma di orologi di alta qualità e un impegno per l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale, Blancpain è un marchio che continuerà ad essere ammirato e rispettato dagli appassionati di orologi di tutto il mondo.